Prima di tutto voglio fare un annuncio, ho troppo lavoro, faccio fatica a seguire il canale, quindi purtroppo dovrò ridurre i contenuti del canale, uscirò solo lunedì e poi naturalmente avremo il martedì la live. Comunque da due video a settimana adesso diventerà uno, porta pazienza. Allora, visto l'enorme successo che ha avuto l'ultimo video in cui abbiamo parlato della scuola immersiva di Marco Carrara e visto che ha attirato un po' la discussione e il confronto, ho pensato di fare questo video anche ispirato da una commentatrice che ha fatto un commento abbastanza arguto con cui mi trovo d'accordo e soprattutto che ha fatto emergere in me un pensiero che è questo. Per tanto tempo io ho sentito tante persone fare una specifica critica alla scrittura immersiva, ma non ne ho mai sentito parlare in maniera, come dire, ufficiale. Non ho mai visto affrontare questo discorso come qualcosa da risolvere, qualcosa che possa effettivamente portare le nostre competenze oltre una certa soglia. Quindi, prima di affrontare questo discorso, faccio un disclaimer importantissimo. Non voglio fare una critica a Marco Carrara o alla scrittura immersiva in generale. Questa non è una critica, state attenti che poi voi vi fomentate, venite sotto a fare un sacco di puntualizzazioni, arrabbiarvi. No. Allora, c'è un problema ricorrente, che è un problema di sicuro e che potrebbe non essere un problema della scrittura immersiva, ma potrebbe essere un problema legato alla difficoltà con cui questa effettivamente si apprende, si impara e si mette in pratica. Io consiglio a tutti di andare a leggere il manuale di scrittura gratuito che Marco Carrara mette sul suo sito, se c'è ancora, ma penso di sì, perché dà un sacco di ottimi spunti, fa fare delle riflessioni molto utili e insegna molto bene a gestire la focalizzazione interna in un personaggio, è molto utile, ma in molte delle scritture immersive che troviamo in vendita, diciamo, ci sono dei problemi che sono abbastanza ricorrenti. Oggi leggerò degli estratti per fare degli esempi di cosa parliamo. Ho provato a prenderli da un po' di romanzi diversi, li ho presi senza andare a cercare i peggiori o cose così, ci sarebbe voluto troppo tempo, ho solo pescato a caso in giro dove trovavo questo esempio riportato. Non citerò né gli autori né i libri perché non è una critica, io non voglio affossare nessuno, però penso che sia interessante vedere come una certa cosa funziona male alla lettura, se non altro per alcuni, tanti però, è questo che voglio dire, cioè adesso qualcuno dirà, ma no, è a te che non piace, ma allora è soggettivo. Certo, può essere soggettivo, tutto è soggettivo. A chi scrive con la scrittura immersiva e si nasconde, si trincera dietro questa massima del fatto che c'è soggettività e quindi non fai testo eccetera eccetera, dico chiaramente che la maggior parte della gente legge dei narratori onniscienti e comunque quello che voglio dire è abbiamo l'occasione di notare qualcosa che può funzionare meglio, prendiamola come un'occasione, non come una critica, o non abbiate paura, nessuno sta giudicando voi o nessun altro. Stiamo parlando proprio di aspetti strettamente tecnici che è facile sistemare, molto facile. Di cosa sto parlando? Allora, arriviamo al dunque. Nella fattispecie voglio leggere il commento di questa commentatrice che dice: uno dei punti che mi sembra emergere dalla scrittura immersiva, quindi non sta dicendo la scrittura immersiva dice così, dice mi sembra emergere, potrebbe sbagliarsi, nel senso che la didattica potrebbe non intendere questa cosa, però potrebbe essere il risultato e lo vedremo di come viene recepita. Non lo so, questo lo lascio a voi giudicare. Allora, uno dei punti che mi sembra emergere dalla scrittura immersiva è mostrare e non raccontare. Certo, se fai la sintesi di ciò che avviene è raccontare e non mostrare. Quindi dovresti mostrare ciò che avviene in scena, che fa pensare al lettore che stiano spettegolando. Lei sta facendo un esempio, no? Cioè, io non posso dire stanno spettegolando e non raccontare che stanno spettegolando. Mi pare un po' una scemenza perché si costringe il lettore ad un'elaborazione partendo da un elenco di elementi, ma nella realtà avviene in maniera immediata e istintiva. Se si danno troppi dettagli che nella vita reale sono colti con un solo colpo d'occhio, l'effetto è il contrario di immersivo. È come se lo scrittore uscisse fuori dal libro, bussasse sulla spalla del lettore e dicesse questa cosa ha X, Y, Z, indovina cos'è? Dai, indovina. Quindi non trovo affatto un errore dire che stanno spettegolando, soprattutto se il personaggio non sta osservando con attenzione la scena, ma guarda di sfuggita, perché descrivendo ciò che avviene il tempo di lettura e di comprensione della scena è superiore al tempo in cui si dovrebbe svolgere la scena. Quindi, allora, facciamo un piccolo spiegotto su questo commento, che effettivamente è molto buono, però dà per scontate alcune cose, no? Quindi, lei dice, giustamente, bisogna mostrare e non raccontare. Per esempio, se noi diciamo, era bella, non significa nulla, perché
dovremmo spiegare che cosa aveva di bello, che cosa piaceva al punto di vista della lettura, che in realtà non è vero, perché se un personaggio pensa era bella, lo può pensare benissimo e lui sa cosa intende, no? Ma questo è un pensiero, è una cosa diversa. Stiamo parlando di percezioni. Quindi nel momento in cui un personaggio dovesse percepire come triste qualcuno, il mostrato vorrebbe che il lettore lo comprendesse dalla descrizione della faccia di questo qualcuno. Però, dice lei, c'è anche il filtro della percezione cosciente del protagonista, che quando vede una faccia triste capisce immediatamente che l'altro personaggio è triste. Non lo deve elaborare attraverso tutti i momenti, perché noi non viviamo così. Noi non vediamo prima tutti i dettagli della faccia della persona triste, ne prendiamo coscienza e da quella comprendiamo che è triste. Lo prendiamo in maniera immediata. Lei fa l'esempio con due persone che spettegolano, lei le guarda e capisce che stanno spettegolando, ma non da come si muovono, lo capisce immediatamente. E lei dice, anche il lettore se lo può figurare così facilmente. E qui c'è il problema, cioè effettivamente a volte la scrittura immersiva utilizzata in alcuni romanzi, magari che sono anche romanzi molto buoni, romanzi che possiamo molto apprezzare, io non voglio entrare nel merito di questa questione, sto parlando solo del punto di vista tecnico di questo specifico aspetto. Non venitemi poi a dire, oh, fatto, però lo so, succederà. In alcuni casi l'eccesso di dettagli per cercare di mostrare, allontanandosi dal raccontato, presenta alcuni difetti, non solo uno. Uno è sicuramente l'iperpercettività, cioè noi abbiamo la sensazione che il soggetto attraverso cui stiamo guardando la vicenda percepisca troppo, troppi dettagli e troppo tanto, diciamo. E poi l'altro invece è un aspetto più di intrattenimento. A volte ci sono dei dettagli di cose che non siamo tutti in grado di apprezzare, cioè risultano di troppo noiosi. No, è importante in tutti gli stili, in tutte le tecniche che noi tendiamo a usare, anche l'onnisciente, è fondamentale che il lettore decida che cosa è da raccontare e cosa non è da raccontare, cioè che cosa è interessante, divertente, intrattenitivo e cosa non lo è affatto. E qui, nel tentativo di continuare a mostrare tutto nel dettaglio, spesso si perde il polso di questo aspetto preciso. E un altro ulteriore problema, quindi ne abbiamo identificati tre, che ripeto non sono per forza della scrittura immersiva, ma capitano spesso nei libri scritti con scrittura immersiva, che è una bella differenza. Cioè non voglio giudicare la scuola, giudico alcuni prodotti di questa scuola. Dico alcuni perché, per esempio, ed è sarà l'unico nome che faccio in tutto il video, Leonardo Munzlinger, che scrive con una scrittura immersiva e lui è molto fedele alla scuola di Marco Carrara per sua stessa ammissione, lui dice che lui segue tutto quello che fa Marco, perfetto, ma lui queste cose non le fa, lui è molto bravo secondo me. Detto questo, il terzo problema è il classico elenco paratattico che ha lo stesso ritmo, lo vedremo. Adesso vi porto estratti da 1, 2, 3, 4, 5 romanzi, di cui non farò il nome, chiaramente mi aspetto che li riconosciate se li avete letti, ma altrimenti lasciamo stare, perché ripeto, non voglio affossare nessuno, non voglio criticare nessuno, perché magari questi romanzi da cui sono presi questi estratti non hanno altri problemi oltre a questi, magari sono godibilissimi, magari sono bellissimi, quindi non prendete questo video come una critica, ma come l'opportunità di andare a vedere alcune cose che possono essere migliorate. Prendiamo questo. Mi alzo e prendo lo scalpello, lo spingo sotto l'intonaco rimasto e ne stacco un grosso pezzo, lo gratto via fino a scoprire un'ampia area quadrata. Qui abbiamo un personaggio che sta levando dell'intonaco e addirittura dice mi alzo, prendo lo scalpello, lo spingo sotto l'intonaco. Troppi dettagli, no? Si poteva dire libero un'area quadrata con lo scalpello. È raccontato, sì, ma è più interessante così. È meno interessante mi alzo e prendo lo scalpello. Oppure pianto lo scalpello sulla destra della parete, all'altezza del petto. Premo e avanzo di lato, scavando una linea orizzontale. Le mani mi vibrano. L'intonaco si frantuma e cade per terra. Troppa roba. Ci metto troppo a leggere una cosa del genere per sapere che sta solcando con lo scalpello il muro, no? Che lo sta scavando. Arrivo a un terzo della larghezza. La punta di metallo finisce dentro un'insonatura verticale. Perché dobbiamo puntualizzare che la punta sia di metallo? Lo sappiamo com'è uno scalpello, non ci aspettiamo che sia di legno, no? Ecco la nostra porta segreta. Vediamo quanto è grande. Questo è un pensiero. Impugno la testa dello scalpello con entrambe le mani e lo spingo sopra la mia testa grattando via l'intonaco. Troppi dettagli, non ci interessa.
Scopro i tre lati di un blocco quadrato di tufo alto quanto me, separato dal resto della parete. Questo era il dettaglio interessante. Un altro pezzo. Infilo il becco a lato della lastra e faccio leva con il manico. Faccio leva? Perché con il manico? Infilo il becco? Cioè, faccio leva con l'attrezzo. Uso l'attrezzo per... Il pezzo di pietra oscilla come un dente malato. Questa è una similitudine carina. Un paio di forti strattoni e lo sposto verso di me. Quanto basta per infilarci la mano? Rimetto a posto la picozza e afferro la lastra. Oh mio Dio, rimetto a posto la picozza e afferro la lastra. Ma raga, ma io mica devo vedere momento per momento. Devi dirmi che cosa sta succedendo, ma io me lo posso immaginare. Attenti laggiù, lo tiro via. Vola di sotto e si spacca in due sul pavimento della galleria. Un'altra mummia distesa con i polsi conserti. Le mani non ci sono. Sto ansimando. Ho i muscoli delle braccia rigidi come sassi. Mi infilo all'interno a pancia sotto. Schiaccio la mummia contro la parete. La polvere mi aleggia davanti al volto. Mi fa lacrimare gli occhi. Metto fuori la testa per respirare. Troppi dettagli. E rallenta un sacco questa situazione che non è interessante. Alcune cose potrebbero essere interessanti. Abbiamo visto la scoperta di una porta segreta. Abbiamo visto delle mummie. Abbiamo visto qualcuno che facendo delle cose di cui non mi è neanche chiara la situazione, non mi è chiaro cosa sta succedendo, perché troppi dettagli fanno anche questo. Noi pensiamo che la destra e la sinistra vengano percepiti bene, ma non è vero. E in tutto questo abbiamo letto tanto per sapere poco, e poco interessante. Questo è un altro romanzo. Unisco i palmi davanti al volto e mi inchino. Unisco i palmi davanti al volto. Non giungo le mani, perché quello sarebbe raccontato. Se lo spirito non collabora, passeremo la notte al freddo come i cavalli. Ok, è una considerazione del pensiero. Raddrizzo la schiena, ma tengo gli occhi fissi sul pavimento in segno di rispetto e indico i rami e la corteccia con entrambe le mani. Chi se ne frega se è con entrambe le mani? Chi se ne frega che raddrizza la schiena e tenga gli occhi fissi al pavimento in segno di rispetto? Il gesto di prima, se tu dici mi inchino, tutto quanto andava bene. Pesco stoppa ai fiammiferi dallo zaino. Accendo e soffio fino a ottenere una fiammella decente. La infilo sotto i rami e uno sbuffo bianco si alza in aria. I legni avvampano, il fuoco illumina tutta la grotta. È una persona che accende un fuocherello. Sono tre righe di descrizione di gesti. Lascio cadere la testa sulle spalle con un sospiro. Il calore delle fiamme mi entra dentro fino alle ossa. La luce fa brillare i granelli di polvere che aleggiano nell'aria. Chi se ne frega? Un refolo entra dall'ingresso ululando. Per un attimo è come se l'antro respirasse, come se fossimo nella bocca di un gigante di pietra addormentato. Quindi abbiamo addirittura una ripetizione con due similitudini uguali. L'antro di pietra che respira come la testa di un gigante, ma detto due volte. E in tutto questo pezzo qualcuno ha acceso un fuocherello e si è seduto probabilmente. Lascio cadere la testa sulle spalle con un sospiro. Il calore delle fiamme mi entra dentro le ossa. Allora, è qualcuno che si siede davanti a un fuocherello. Ma sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 righe. È tantissimo, è così poco interessante. Erne porta le mani vicino al fuoco e allarga le dita. Addirittura vediamo qualcuno che mette le mani sul fuoco e allarga le dita. Cioè, questo dettaglio a cosa serve? A cosa serve? È tantissima roba e per niente interessante. Questo è uno dei problemi che abbiamo visto. Un altro romanzo. Stacco le mani dal volante gommoso a causa dell'umidità e spengo il motore. La ventola accaldata lancia un ultimo sbuffo e si blocca. Un puzzo di bruciato sale dalle bocchette dell'aria. Tre righe per dire che spegne il motore. Mi chino sul sedile del passeggero e apro la borsa di plastica con pasticcini e bottiglia di prosecco. Inspiro il profumo di bignè alla crema, tortini al cioccolato, crostatine di frutta. Qui abbiamo un'iperpercettività, cioè c'è un vassoio con i pasticcini e lui distingue uno alla volta tutti i tipi di pasticcini che ci sono dentro. Oppure un altro pezzo. Il bambino fa un passo indietro, tira su col naso e spalanca gli occhi. Le pupille immobilizzate da una scintilla di paura, piega all'ingiù gli angoli della bocca e corre dalla mamma singhiozzando. Tu hai visto un bambino spaventato. Perché devi analizzare il passo indietro, tirare su col naso? Spalanca gli occhi, le pupille sono immobilizzate dalla paura, piega all'ingiù gli angoli della bocca. Troppa roba. Tre righe per dire che il bambino si spaventa. Tiro il freno a mano, lascio accesi i fari, mi copro la testa con il cappuccio della felpa ed esco. È una persona che scende dal furgone, no? No, per invece che dire scendo dal furgone, qualcosa fuori lo ha tirato. Scendo dal furgone, no, c'è tutta sta roba. E poi subito dopo, il ragazzo scende dal motorino, si alza la visiera e apre il contenitore sul portapacchi. Troppa roba, troppi dettagli, poi sono tutti uguali. Notate come sono tac, tac, tac.
tac, tac, tac. O per esempio, prendiamo questo pezzo dove questi problemi non ci sono, però c'è il problema del ritmo. La casa vicina è una stamberga su due piani ammuffiti, uguale alla mia. Dal tetto cola un'edera marcia, il giardino è un bosco lasciato a se stesso. L'orto è un groviglio di canne di bambù, corde e pezzi accartocciati di una rete metallica. Una mezza dozzina di cavoli e cespi di radicchio spunta tra i fogliame. Liliana sgomita sul vialetto e mi sorpassa. Il golfino stretto mette in risalto gli spuntoni della sua schiena scheletrica. È tutto ta-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 ta. Questo tipo di scrittura è così evidente, è così freddo, che ci fa chiaramente uscire da un'immersione. Questa cosa Munzlinger non la fa, per esempio, e così risulta male. C'è questo esagerato uso della paratassi come unica risorsa che rende la scrittura davvero molto saltellante. Questa è una cosa tipica di chi cerca di scrivere in questo modo, probabilmente perché ancora non è riuscita a trovare una morbidezza nella scrittura, un giusto equilibrio degli elementi. Liliana solleva un dito e spalanca gli occhi, come a dirmi di prestare ascolto. Quindi abbiamo un gesto e anche la spiegazione di questo gesto. Quindi prima lo capiamo e poi l'autore ce lo spiega, come a dirmi di prestare ascolto. Perché? Perché da solo non bastava, però ce l'ha dovuto prima mostrare. Questo è un problema. Perché non dire semplicemente Liliana mi facendo di ascoltare, mi facendo di prestare ascolto? Perché non abbiamo visto il cenno, allora prima mi mostri il cenno e poi me lo spieghi? Non ha senso. Poco distante risuonano il ronzio del decespugliatore e il frastuono del filo che macina l'erba. Qui, di nuovo, iperpercezione. Abbiamo addirittura la capacità di distinguere tra il ronzio di un motore e il frastuono di un filo contro l'erba, quando in realtà è un casino unico, poi dipende se è in lontananza. Poi abbiamo: con una mano mi chiudo il naso, con l'altra tocco la parete umida e accendo l'interruttore lercio di polvere. Dal lampadario, un piatto di vetro scheggiato, arriva una breve intermittenza di luce e un piccolo botto. Questo ha acceso la luce e dobbiamo leggere tre righe di descrizione. Troppi gestini. Allora, un altro romanzo. Giro il rubinetto e il flusso di acqua calda si interrompe. La vasca da bagno è piena. Mi inginocchio accanto al bordo di ceramica e immergo un panno morbido. Lo strizzo e lo passo sul corpo della chitarra di mio fratello. Non è interessante. Non sono dettagli interessanti. Sono troppi e noiosi, che sono gesti. Blocco le corde col palmo e il movimento nella vasca si ferma. Tolgo il tappo. L'acqua sporca scende di livello, disegno un mulinello viola e scompare. Grazie, è così che fa anche la mia vasca da bagno, ma io non mi fermo lì a fissare sta cosa, a capire che succede perché ho tolto il tappo. Perché mi devi ammorbare, annoiare con questi gesti così sterili, così inutili, così noiosi? Mi sollevo e sistemo la chitarra sotto al neon dello specchio, la luce corre sopra gli intarsi di madreperla del manico. Ma che noia, ma nota quello che c'è da notare, invece che andare a descrivere tutto. Troppo. E questo secondo me succede perché si fraintende lo show don't tell, no? Devi mostrare qualunque cosa, altrimenti non stai narrando nel modo giusto, esattamente come diceva la commentatrice. Oppure senti questo. Si diresse all'armadio a muro accanto al camino. Lo aprì e tirò fuori un lanternino a olio e un lungo stoppino di cotone. Alzò il vetro protettivo del lanternino e immerse lo stoppino nel foro del serbatoio, così da farlo inzuppare d'olio. Prese un fuscello dalla cassapanca del legname dall'altro lato del camino, lo infilò tra le fiamme e lo usò per accendere lo stoppino. Ma stai scherzando? Allora, partiamo dal fatto che questa è un'ambientazione, quindi io vivo in un'epoca in cui si accendono le lanterne, quindi non devo descriverlo come una cosa straordinaria, guardate come facevano ad accendere le lanterne, ma io noterei tutta sta roba. Con un fuscello prese del fuoco dal caminetto e ci accese la lanterna. Questa roba io me la immagino. Mi immagino che per accendere la lanterna non sbatti contro il vetro ma lo alzi, no? Lo do per scontato. Oltre a questo, che noia micidiale. Se ogni volta che un personaggio deve fare qualcosa di assolutamente irrilevante, come accendere una luce, schiacciare un interruttore, scendere da un'auto, c'è bisogno di tutti questi dettagli per raccontarlo. Questi sono problemi, secondo me, che si trovano, come abbiamo visto, spesso in questi romanzi, che non significa che i romanzi siano brutti o scritti male, significa semplicemente che questi problemi si potrebbero epurare. Magari a qualcuno non danno nemmeno fastidio, a me moltissimo, e non solo a me, purtroppo ho notato, anzi faccio questo video proprio perché ho notato che questa cosa emerge sempre più spesso, che questi problemi danno fastidio a molti. Quindi se volete utilizzare la scrittura immersiva e lo fate con attenzione, fate ancora più attenzione a non capitare in questi tre problemi: eccesso percettivo, ho letto anche di gente che solleva la mano e la scuote per salutare, no,
io capisco che mi sta salutando. Noia, quindi troppi dettagli inutili, cose che non interessano a nessuno. State attenti a quello che scrivete, perché qualcuno sì è più di bocca buona e lascia correre tante cose e si gode comunque il romanzo anche se lo riempite di cose inutili e noiose, ma tanta gente invece si annoia, vuole leggere cose per cui è interessato, quindi non 5 righe di descrizione dell'accensione di una lanterna o 3 per accendere un interruttore o simili. Ultima cosa, fate attenzione a questo stile saltellante che molto spesso fa uscire proprio dalla lettura, ci si rende conto che è così saltellante, questo effetto a singhiozzo che potrebbe appunto rovinare l'esperienza di lettura. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi, teniamo calmi i toni perché so che c'è una community piuttosto allegra intorno a questo argomento, spero di non aver triggerato nessuno. Sappiate che se vi arrabbiate o vi spaventate perché avete paura, non dovete aver paura, dovete stare calmi, rilassati. Attraverso lo studio, il confronto e l'esperienza riusciremo tutti quanti a ottenere il meglio se collaboriamo. Io vi ringrazio e vi saluto e ci vediamo venerdì per la lettura dei risultati del sondaggio di scrittura su Isabella Allende. Se stai guardando questo video dopo venerdì, trovi il video qui. Ciao.